Buonasera a tutti, sono Ilenia Pilato, socia fondatrice di l'associazione Da Ischia all'Arte. È un'associazione che raggruppa una tribù di artisti, poeti, narratori e pittori artisti di vario genere. Questa sera ci troviamo presso la Casa dei Popoli qui a Barano d'Ischia e siamo in compagnia di tantissimi artisti che hanno partecipato a questa mostra. Adesso ve li presento. Savia Giuseppe, che bravo Battiella. Siamo in compagnia di un'altra artista, Anna Maria Di Meglio. Buonasera Anna Maria. Buonasera, è un piacere questa sera averti tra noi artisti. Piacere mio. Vediamo che sei spesso presente a diverse collettive isolane, giusto? Semplicemente perché questa sono la più anziana e quindi divido da 40 anni. Nelle tue opere notiamo sempre una calle, un simbolo di corrente. Sì, un simbolo di corrente che non ha, cioè è simbolo della purezza, cioè un simbolo dell'antichità. Cioè nel nostro fiore isolano, cioè noi a Ischia, cioè nei nostri giardini, quando eravamo piccoli si trovava spesso la calla ed era l'unico fiore che noi trovavamo perché non c'erano questi grandi giardini, era un fiore dei poveri, il fiore di tutti. Certo. Io lo uso spesso, sì, mi piace, non è una maniera, cioè proprio ha un significato particolare. Di purezza appunto. Esatto. Progetti futuri riguardanti le prossime mostre? Io sinceramente amo le collettive, amo dipingere all'esterno, amo mostrare le mie opere all'esterno, cioè non mi piacciono i luoghi chiusi, non mi piacciono le personali, non ne ho fatto una, infatti sono 40 anni che dipingo, non ho mai fatto una personale, ma non perché non ho avuto modo o non ho, ma perché proprio amo stare in mezzo alla gente, cioè l'arte va fatta anche per strada, cioè dare agli altri quello che hai, cioè per me il messaggio è questo, l'arte è dare quello che tu hai dentro e dare agli altri. E condivisione anche. Condivisione, brava, e non è chiuso nelle quattro mura, non significa rimanere a se stessi, dare agli altri, basta, non ha nessuna idea, può essere del commercio, deve stare, cioè in più, ma non è gratificante, cioè, è bello dare agli altri quello che certo, sono pienamente d'accordo. Sei d'accordo con me? Qual è la sua opera esposta qui? Mostra? Sono le due signore. No, non sono ancora fermata. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto
espresso in Babilonia di Sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo un titolo a sei colonne. Lui sarà mio e si chiamava Ignazio.